Ed eccolo qui, il Sino Calicanto Artelage Wine. Non a caso ha il colore del vino, e anche nel suo nome c'è questa caratteristica. Allora scopriamo questa pianta, noi ne siamo circondati sì. in questa puntata di Passione Verde, che vogliamo raccontare al nostro pubblico, perché è una pianta che si sprigiona nella sua bellezza in questo periodo. E poi anche la caratteristica che durante l'estate continua a fare qualche fiore. La bellezza, oltre che il fiore, è una pianta un po' particolare che non è molto conosciuta, perché il calicanto classico è quello che fiorisce d'inverno, quello che è un fiore giallo, bianco, crema, profumatissimo per la fioritura invernale. Questo è primaverile estiva. La caratteristica è che è una pianta che viene su arbustiva, viene su anche un bel arbusto che viene su anche di 3 metri. Bello anche la foglia, che è un verde lucido. Adesso non è ancora proprio del tutto sviluppata, però un bel verde scuro lucido. E d'estate è bello vedere il contrasto tra il fiore che tinta vino, quella vinacea, e la foglia, quel verde, bel verde lucido. E ovviamente d'estate la fioritura è molto più blanda, e il grosso della fioritura in questo periodo, adesso si parla che è già un mese che è fiorito e continua a avere diversi fiori. Una fioritura intensa si può dire che la può tenere nelle piante un po' grosse anche arrivare per 2 mesi, 1 mese e mezzo, 2 mesi proprio intensa, poi ovviamente va calando. Però io ho notato, è un po' di anni che la tengo questa pianta, anche d'estate, durante l'estate dei fiori sbocciano qua e là. Quindi è una pianta che non ha particolari esigenze, per di più non ha problemi al freddo perché resiste, io le tengo fuori, non vanno né riparate, niente. È piuttosto adatta però da giardino, da piena terra, perché da vaso è un po' più limitata ovviamente. Sono piante che in vaso vanno molto curate perché rendono bene un anno o due, poi andrebbero rinvasate e alla fine a forza di allargare il vaso esatto, diventa un po' complicato, però nei giardini è un'ottima soluzione rispetto ad altre piante che sono comunissime. Tra l'altro voi, non so se riuscite a vederle nelle immagini, la foglia è talmente bella perché veramente sembra disegnata, no? Sembra sì, quasi naturale, bellissima. Verde chiaro. Al sole resiste bene, anche in pieno sole non si brucia, mentre molte altre piante d'estate con i colpi di caldo si bruciacchiano un po' le foglie. Facciamo un po' di storia di questa pianta, perché mi pare che abbia origini. Arriva dal Nord America, dall'America. Hanno cominciato a chiamarlo Sino Calicanto, però il vero nome è un calicanto. Il Sino Calicanto è ancora diverso ed ha origini cinesi invece, il Sino Calicanto. Infatti all'inizio l'hanno classificato come Sino Calicanto, invece è un calicanto estivo. Ed è una pianta da proporre nei giardini, da considerare, perché secondo me è molto valida. È poco conosciuta, però sarebbe da diffondere. E noi di Passione Verde vi diamo queste idee proprio per abbellire i vostri giardini con piante anche poco conosciute, ma dalla massima resa. Ecco, una volta piantata in giardino, lei fa la sua fioritura. L'ultima cosa, d'inverno... caduca. Sì, d'inverno resta spoglia, c'è un cespuglio che dice niente d'inverno, come la maggior parte delle piante, però la bellezza è in primavera. Purtroppo la caratteristica è che in primavera hai l'80% della fioritura. Purtroppo è così, la natura è quella. La primavera è la stagione più bella. Poi ovviamente ogni stagione ha alcune piante che hanno la loro bellezza perché fioriscono in diverse stagioni, però la primavera c'è il boom della fioritura. Noi cambiamo pagina adesso, sì. Voltiamo proprio pagina perché vogliamo cambiare anche argomento. C'è un'altra pianta nella nostra puntata, andiamo. Sentendo il profumo di questo fiore, di questa pianta, noi adesso ve la raccontiamo, perché sta iniziando a fiorire, sono i primi fiori, esatto. Di che pianta? Questo è il Philadelphus coronario, o fior degli angeli, fior degli angeli. È una pianta che praticamente era molto conosciuta un tempo, e la si trovava in quasi tutte le cascine, tutte le vecchie aziende agricole avevano un bel cespuglione di questa pianta qua. Poi anche questa è caduta in disuso come molte altre, perché sono uscite altre piante non nuove, però si sono diffuse altre mode. Adesso la stanno riscoprendo, anche perché sono uscite, facendo degli incroci e delle ibridazioni, sono uscite molte altre varietà, anche a portamento più compatto, fiore rosa. Questo però è il classico proprio fior degli angeli, quello che si trova nelle vecchie cascine.
Perché Fior degli Angeli? Fior degli Angeli dicono per il profumo del paradiso, parlano che sia per quello, pare che sia quello. Poi ha il portamento molto eretto, sa di paradiso. Tende verso l'alto. Ed era molto apprezzato una volta nelle case. Poi, come dicevo prima, io parlo, sono 35 anni che faccio questo lavoro. 35 anni fa non te le chiedono neanche più, adesso cominciano, ne vedevi ancora qualcuno in qualche cascina qua attorno, adesso invece è di nuovo tornata di moda. Ecco, un po' come per i vestiti, anche le piante improvvisamente, non si butta via niente, tornano di moda. Beh, quello bisogna proprio vedere, ci sono alcuni amatori di piante che magari scrivono sulle riviste, allora le ripropongono, e così proprio, allora la gente le riscopre. Perché la cultura della pianta purtroppo qui in Italia non ce l'abbiamo come in tanti altri paesi all'estero, in Germania, Francia sono molto più, l'apprezzano molto di più, hanno più la cultura della pianta, mentre qua in Italia siamo meno per la cultura, a volte guardi più il prezzo, guardi che sia l'altezza, il prezzo o il colore, senza sapere che se si adatta bene. Comunque questa è una pianta che non ha problemi di adattamento, è rusticissima, proprio la mettevano contro i muri delle cascine, poi la dimenticata, lei tutti gli anni faceva la sua fioritura, come potatura, tutto come la tagli va bene, basta non tagliarla sotto perché poi non fiorisce più, tagliarla bassa. Per il resto è un'altra pianta rusticissima. Quindi Fiore degli Angeli, che noi stiamo vedendo, fioriscono proprio in questo periodo. Minima spesa, massima resa, insomma, loro vanno da soli. Cresce parecchio, non viene enorme, però viene un bel cespuglione. È un'altra pianta da valutare, in alcuni giardini la si può mettere tranquillamente. Infatti ancora in tempo, perché vedete, questa è proprio una prima fioritura, inizio fioritura in esclusiva per Passione Verde, in esclusiva per noi, ma è pronta ad esplodere, quindi se volete aggiungerla nel vostro giardino. Un mese e mezzo la durata della fioritura, è bella, è abbastanza lunga. Ovviamente fiorisce assieme a tante altre piante, come la primavera c'è il boom della fioritura, come dicevamo prima, quindi bisogna prenderla quando c'è e accontentarsi. È la natura, la prendi quando c'è. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con Passione Verde torna nella prossima settimana.